Oggi vi insegnerò a preparare questa torta di mele fantastica, super semplice da fare, super soffice, super morbida, che io adoro, è una delle mie ricette preferite la mattina. Come sapete io amo la torta a colazione, quindi questa è una delle mie top ogni volta. Ma prima di iniziare con la ricetta, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like per questo video e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti. E senza ulteriori indugi, ragazzi, andiamo dritti in cucina. Come prima cosa, in un recipiente andiamo a mischiare una tazza di farina di grano saraceno, una tazza di farina d'avena, poi un cucchiaino di cannella per la nostra fantastica torta di mele. Io la metto un po' d'occhio, anche se un po' poco più di un cucchiaino, ma come sapete amo la cannella. E ci andiamo a mettere anche una bustina di lievito per dolci. E tutte queste polveri le andiamo a mischiare tra di loro, perché andiamo da una parte a mischiare tutti quanti gli ingredienti secchi, da un'altra andiamo a mischiare tutti gli ingredienti, diciamo, bagnati, umidi. Ok, questo ovviamente non c'è bisogno che sia proprio perfetto, ma insomma. Ok, in un'altra ciotola, un po' più grande perché poi qua metteremo anche le polveri, andiamo a rompere due uova. 1, 2, un quarto di cup di olio di cocco. E comunque, ragazzi, se non siete familiari con i cup, nell'info box vi lascerò la ricetta anche con i grammi. Quindi poi, se volete vedere i grammi, andate a vederli nell'info box di questo video. E ci metto anche mezza tazza di purea di mele, che sarebbe praticamente un vasetto. E andiamo a mettere anche questo nel nostro composto. Io tra l'altro amo questi omogenizzati. Da piccolo mi ricordo che, ma neanche piccolissimo, tipo fino a 10-11 anni, io li mangiavo, raga. Ovviamente non quelli tipo salati, che in realtà in Venezuela non esistono quelli salati, però questi qua dolci tipo alla frutta li mangiavo sempre anche da piccolo. E infine aggiungiamo anche un terzo di cup di dolcificante. Allora, la ricetta prevede una tazza di dolcificante. Se il dolcificante, come vi ho spiegato nelle ricette precedenti, è 1 ad 1, ovvero che una tazza di dolcificante equivale a una tazza di zucchero. Nel mio caso, un terzo di tazza dolcifica quanto una tazza di zucchero. È un po' un calcolo matematico, un po' difficile, lo so. Però dovete sempre vedere il dolcificante che utilizzate, quanto dolcifica. Di solito dicono, per esempio, metà cucchiaino equivale a quanto un cucchiaio di zucchero. E quindi poi lì dovete fare i vostri calcoli. Tutto questo lo andiamo a montare con le fruste. Perfetto. Una volta mescolati i nostri ingredienti liquidi, andiamo ad aggiungere tutto il nostro composto di polveri. Quindi andiamo a buttarlo qua. Se volete potete anche setacciarlo, a me non piace setacciare perché, boh, non lo so, secondo me non serve a niente, ma vabbè. Se volete essere professional, setacciate, altrimenti fate come me e buttate tutte quante le polveri così. E andiamo a mischiare sempre con le nostre fruste elettriche. Allora, una cosa che odio e quando inizia ad appiccicarsi tutto quanto ai bordi della cosa, e grazie al cielo esiste questo coso che toglie tutto quanto, la marisa. Perfetto, possiamo continuare a mixare. Ok, dato che mi sembra un po' troppo asciutto come impasto, cioè non tantissimo, però giusto poco, ci aggiungo anche uno spruzzettino di latte, non tantissimo, giusto così. Io sto usando il latte normale, però voi, se volete, potete utilizzare anche latte vegetale o quello che preferite. Ci sono periodi della mia vita nel quale preferisco quello vegetale, ma ora sono più da latte normale. Non possiamo fare una torta di mele senza le mele, quindi aggiungiamo 2 mele tagliate a cubetti, in questo modo qua. Di solito questi impasti con la frutta sono sempre, diciamo, un po' più densi rispetto alle torte normali, perché poi la mela in cottura andrà a rilasciare comunque un po' di acqua. L'altro giorno ho provato a fare una torta di mele, ragazzi, quella normale, e non mi è venuta. Io ormai praticamente mi vengono solo i dolci fit, i dolci normali, diciamo, fat con ingredienti classici non mi vengono più. Ora non vorrei tirarmela, ma spero che questa mi venga bene. Ok, se volete, ragazzi, anche pro tip,
Io adesso non ce le ho, ma se volete potete anche aggiungere un po' di frutta secca, tipo mezza tazza più o meno di noci. Le noci ci sarebbero molto bene qua. Lo andiamo a versare nella nostra teglia. Vi insegno questo tip se siete maniaci come me e non vi piace che le torte vi si attacchino alla teglia. Io faccio questa roba che è molto seccante, però alla fine porta i suoi frutti, ovvero che faccio il diametro della teglia nella carta da forno e la vado a tagliare, anche perché non mi piace per niente mettere la carta da forno così e poi avere tutti quanti i bordini della carta da forno nella torta. No. E voilà che è perfetta. Poi, se vogliamo essere proprio precisi precisi, andiamo anche a ritagliare il bordo da fare attorno. E la nostra tortina è pronta ad andare in forno a 175 gradi per 40 minuti. Io ovviamente, come sapete, utilizzo sempre la mia magica friggitrice ad aria per cuocere questa magnifica torta. Ed ecco qua ragazzi il risultato finale della mia fantastica torta di mele. Io sono super contento e super soddisfatto perché la trovo bellissima, cioè nel senso, boh, è molto carina, sembra tipo quella tortina che ti fa la nonna, la mamma in casa la mattina. Buona. Io spero che questa ricettina vi sia piaciuta. Fatemi sapere se provate a rifarla e se provate a rifarla taggatemi in una storia, in un post su Instagram, inviatemela anche in DM come volete. Soprattutto fatemi sapere se vi piace, se vi piace questa mia ricetta. Fatemi sapere nei commenti qual è la vostra torta preferita, se ne avete una. Per altre ricette mi raccomando andate a vedere il mio profilo Instagram, nel quale ragazzi vi ricordo che quasi ogni giorno pubblico nuove ricette fit e salutari o nel feed o nelle stories. Sto praticamente sempre a cucinare. Io spero che questo video vi sia piaciuto o vi abbia tenuto un po' compagnia e vi ricordo che carico nuovi video ogni settimana, quindi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!